L'indagine trevigiana sulla presunta corruzione per avere il certificato vaccinale senza aver effettuato l'iniezione, le diffide legali, le scuse inverosimili. Il problema dei sanitari Novax è diventato ormai non più rimandabile. Dopo ripetuti inviti ed incontri, il numero di medici, infermieri e OS non ancora immunizzati in Veneto è sceso dai 40.000 iniziali, ma rimangono ancora oltre 20.000 addetti che non si sono vaccinati. La legge prevede l'obbligo e per chi non si mette in regola la sospensione senza stipendio dal servizio. Il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor, dopo aver incontrato i vertici delle ULSE e i rappresentanti degli ordini professionali di medici e infermieri, ha dato l'ultimatum: da agosto partiranno le sospensioni. E sulla questione dei medici non vaccinati è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto. Sui medici ci sono tre categorie, perché forse varrebbe la pena anche dire come stanno le cose. Chi ha studiato i vaccini e si vaccina, punto. Chi è contrario, cioè fa il Novax, e di questi ce ne sono alcuni, non tantissimi, e il Novax io mi chiedo, ma cosa hai studiato a scuola se sei contrario a tutti i vaccini, sei contrario alle vaccinazioni? Dovevi dirlo quando andavi all'università, così non ti davano neanche la laurea a sto punto, no? Cioè, come dire che un poliziotto fa tutti i corsi e poi rifiuta la pistola. Terza categoria, della quale non si parla mai, non è vero che sono Novax quelli che non si vaccinano, ma sono quelli che si sono vaccinati in passato, fanno i vaccini, li fanno agli altri, si fanno i vaccini, ma davanti al vaccino del coronavirus hanno paura. Questa è la vera storia. E allora alcuni fanno in modo di non vaccinarsi. Ma se tutti avessimo fatto così, oggi saremmo ancora con gli ospedali pieni, vorrei ricordare. Perché se oggi abbiamo comunque svuotato gli ospedali, è perché comunque il vaccino sta dando i suoi effetti.